in questa puntata. Trasporto sanitario, sì alle modifiche alla disciplina. Antifascismo e resistenza, contributi in legge. Ad Asciano va in scena eccellenze di gusto. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole a maggioranza una proposta di legge che dispone alcune modifiche alla disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario. Intanto noi con questa legge introduciamo una semplificazione sulle autorizzazioni, per cui i mezzi di soccorso, di primo soccorso, di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione, riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti, come quella dell'età dei mezzi, per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi, o alcune date sui volontari, sull'età dei volontari, e quindi abbiamo ritenuto, e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare il termine per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31/12/2026. Quindi ci saranno 2 anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta. Insomma. Per i pazienti cambia che nulla, nel senso che continuerà a svolgersi il servizio di trasporto sanitario così come è sempre stato svolto. È una legge che mira a fare una di quelle cose di cui parliamo tanto ma facciamo poco, cioè una semplificazione. È una norma di semplificazione amministrativa e di risposta a alcune esigenze dell'associazione rispetto all'attuazione, ai termini per adeguarsi a quell'impianto di regole che il regolamento del 2021 dà. La giudichiamo positiva, abbiamo votato a favore, è bene essere chiari, il volontariato sociale, le associazioni classiche, quelle che fanno il trasporto sanitario, sono una gamba imprescindibile della sanità in generale e della sanità toscana in particolare. Se non ci fossero l'attività meritoria, in gran parte generosa, gratuita e volontaristica da parte di tanti volontari all'interno delle associazioni, noi non avremmo un sistema che non potrebbe stare in piedi, perché banalmente non ci sarebbe nessuno che porta le persone all'ospedale, al pronto soccorso, che le riporta a casa dopo una degenza e un momento di missione. Quindi noi intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario. Diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità, e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è una eccellenza e un elemento di grande eccellenza appunto della nostra regione. Sì, si va nella direzione corretta, perché il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori, e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà 2 anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi, di fatto, se tu perdi un volontario perdi un valore straordinario, no? Fare il volontariato è offrire quello che più bello hai nella vita, cioè il tempo, agli altri, ma dedichi anche la tua stessa vita agli altri. Quindi è una norma che va in questa direzione, ascolta quello che appunto il mondo del volontariato fa, quello che ci chiedeva, e c'è una risposta puntuale, precisa della politica che va in quella direzione. Noi abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa, ci sono anche delle altre modifiche, soprattutto per quanto riguarda i mezzi, e quindi credo che ci sia una buona collaborazione nella nostra regione tra il mondo del volontariato e la politica, che appunto ascolta e sostiene l'iniziativa, che insieme ovviamente al sistema sanitario, per esempio, è portatore attivo dell'esperienza del soccorso avanzato, dei mezzi di soccorso, ma anche del trasporto sociale, non solo. Sia
maggioranza con 26 voti favorevoli alla proposta di legge che modifica la legge regionale 38 del 2002 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana, e lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. È il segno che la strada è quella giusta. Il voto d'astensione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato, e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della Resistenza, in particolare l'Istituto Storico della Resistenza Toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere, perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della Resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione, perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio, e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari antincendio, alluvione, o metterli in condizioni di poter essere mantenuti adeguatamente. Quindi per questo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Regionale è stato da noi presentato, e sul voto finale ci asteniamo, perché noi non vogliamo fare, non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla Resistenza, perché non crediamo che questo sia il momento. Crediamo che la Resistenza sia un valore di tutti e che non debba essere tirata da una parte o un'altra. Il 25 aprile nelle piazze ci deve essere solo una bandiera, che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Siamo negli 80 anni dalla liberazione, e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della Resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la Regione, che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della Resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura
dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge, cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse erano state messe a disposizione per 3 anni, e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire, cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e anche da Italia Viva. Ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state delle non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi credo una bella pagina che stamattina è stata scritta, anche con l'approvazione di un ordine del giorno, in questo caso presentato da una parte della minoranza, che richiede un impegno per valutare la possibilità di dotare l'Istituto Storico Regionale di una sede più idonea di quella che ha. Quindi una bella pagina della politica, molto coerente con la nostra storia e molto coerente con i valori che noi vogliamo anche proiettare nel futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta, e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Questo è un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto. Poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto della Resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La Resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della Regione Toscana. Passano gli anni, sono 80 anni, e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affievolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza. Quindi servono delle risorse certe e costanti che oggi il Consiglio regionale, va detto, a larga maggioranza ha poi sostenuto e votato. Questa è una notizia bella per la Toscana e per i valori della Resistenza. Sì, c'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte, io e la collega Elena Rosignoli, del Comitato delle Evocazioni Storiche della Regione Toscana come consiglieri regionali. Abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi, diciamo, viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con appunto delle cifre le rievocazioni storiche, e lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. Nel 2016 l'associazione Cuochi Alta Etruria organizza Eccellenze di Gusto, manifestazione che racchiude eventi che prevedono la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura della tavola, dell'ambiente. Allora, l'iniziativa è nata insieme alla provincia di Siena diversi anni fa, poi si è staccata e ha preso autonomia circa 10 anni fa. Siamo arrivati alla 9ª edizione di Crudi d'Italia, a cui si è aggiunta 8 anni fa Pepe e Sale, e l'ultima nata invece, che è il Cibo della Terra, ovvero 3 iniziative a carattere sia nazionale che internazionale che prevedono il privilegiare, il valorizzare il cibo
e l'alta qualità del cibo. Oramai è un'iniziativa che c'è da diverso tempo, ora prossimamente ci sarà questo premio nazionale Crudi in Italia, perché sì, ci sono, nasce ad Asciano, terra di pecorino, di latte ovino, però a questo punto questo premio ha un rilievo nazionale, dove vengono aziende casearie da tutta Italia, dove latte crudo, quindi latte non pastorizzato, c'è la valutazione da parte di una giuria di esperti, e io ho scoperto che anche in un settore, lo vogliamo chiamare maturo, come quello dei formaggi, invece c'è l'innovazione, ci sono le sperimentazioni per adeguarsi ai gusti che cambiano, ai gusti dei giovani e dei meno giovani.